un buon lavoro alla corta distanza da parte di De Carolis. Eh sì, poi anche in questa situazione, molto bravo il fucile, come noi, salvato davvero dal suono del gol, devastante lo stato con quel destro De Carolis. Quindi ci ha messo il cuore con Diai per resistere, e lo ha aiutato anche. Bello il lavoro di Carolis. Undicesimo e penultimo round, si è avventato sulla preda Giovanni De Carolis, non lo molla più, e a questo punto sì. E il sinistro di De Carolis non tiene lì, il destro, poi il sinistro, un altro destro, è in grandissima difficoltà in Diai perché è stanchissimo. Destro i bianchi ancora, si contante sinistro, contante destro, tenuto in calcio modo da Diai. Comunque sta tenendo tutto Diai adesso, cosa? E sì, qui c'è stato già questo primo destro, poi il sinistro, e poi arriva il destro. Questo successivo destro maligno da parte di De Carolis. Gancio destro è dato parzialmente a segno. Ecco, è questo gancio destro corto che va a segno. È un De Carolis che sta dimostrando di essere un pugile su cui il pugilato italiano deve puntare. Assolutamente, un De Carolis che trovo, ecco, personalmente molto cresciuto rispetto al match contro Ajetovic. Vinse perché aveva provato con il sinistro, poi c'è stato quello scambio pesante, credo, eccolo qua, sì, per destro di Diai, mamma mia. Tanto destro di De Carolis. Eh sì, in presa diretta si era notato, insomma, non in tutta la sua bellezza, eccolo qua. Ha dimostrato di essere un pugile su cui il pugilato italiano deve puntare. Assolutamente, un De Carolis che